Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Come potete vedere, oggi vi spiegherò cosa che abbiamo fatto effettivamente ieri, perché ieri ho detto non mi sembra il caso di registrare, perché ieri ho detto boh. Vi spiego un po' quello che abbiamo fatto ieri. Ieri praticamente siamo andati al nostro deposito, il Groppetti, che ve lo consiglio, quindi lo trovate sempre il link in descrizione, tutto per passare la vacanza. E sono andato al deposito Groppetti, ormai che lo conoscete, lo trovate il link in descrizione del loro sito, dove ci sono quelli usati, comprarli. Groppetti che si trova a Chiduro, quindi normalmente chi abita nella provincia di Bergamo, ovviamente, perché qui siamo in provincia di Bergamo, vi consiglio di provare quel deposito di Groppetti, che poi cioè ti sistema tutto, qualunque problema. Però se si rompe qualcosa, certo, io farei userei i soldi per far sistemare quella cosa che non va. Però noi la roulotte comunque tutto a posto, se voi ve lo starete chiedendo, ma Mercury Music, la roulotte è a posto? Sì. La roulotte è a posto. Ieri siamo andati via al deposito Groppetti a sistemarla un po'. E soprattutto io ho messo delle cosine dentro. Normalmente una cosa. Ho messo dei dischi così. Se mi dovrei annoiare nelle tappe, però. Ho portato giusto giusto solo 5. Perché ho detto, vabbè, ne prendo 5. Perché non so neanche se li guarderò. Dipende se. Non ho qualcosa da fare oppure no, quindi io li ho portati per sicurezza. Comunque, nella roulotte abbiamo il lettore DVD, dove possiamo andare, e abbiamo anche la televisione, ovviamente, che però magari la guarderemo giustamente poco oppure alla sera, perché normalmente di giorno alla mattina e pomeriggio staremo circa fuori. Poi ci saranno sicuramente delle passeggiate che faremo. Comunque, il giorno in cui partiremo riprenderò tutto e sicuramente sarete emozionatissime anche voi, perché dite: bene, sono contento che Mirko io sono in vacanza, e questo vi ringrazio. E spero che anche voi passate delle buone vacanze con i vostri familiari, con i vostri nonni, con i vostri genitori. E che così che queste vacanze siano anche indimenticabili, perché è la prima volta che vado in Puglia, quindi per me sarebbe una nuova esperienza. E voi quest'anno andate in un posto dove non ci siete mai andati? Quindi, se sono attivati i commenti, scrivetelo ovviamente nei commenti se sono ovviamente attivi, perché non è mai detto se sono attivi, perché in alcuni video non sono mai attivi e non è la cosa che ho messo io, è una cosa che mette YouTube, quindi ragazzi non preoccupatevi di nulla. Spero che voi stiate bene, miei fanpigini. Ovviamente questo canale qui è da un mese, quindi pian piano inizierà a crescere per un po' di anni, sperando che qualche funzionalità, quelli di YouTube non facciano un po' i maledetti e mi blocchino il canale dopo. Poi è tutto un casino, raga, non sto qui a spiegarvelo, quindi godetevi questi video qua, perché usciranno sempre più video bomba, ma dico proprio bomba. Quindi ieri vi spiego un po'. Siamo andati al deposito Groppetti a sistemare dentro delle cose della roulotte nostra, che è la Fendt Caravan 550, che trovate il link in descrizione, il sito della Fendt, è del 2021 la nostra, quindi è circa 2 anni, perché la prima volta che l'abbiamo fatta siamo andati al camping Vittoria in Veneto, circa Rosolina Mare, quelle zone lì. E vabbè, non era bruttissimo, però diciamo che il palco dell'animazione non era proprio così, era proprio fuori, fuori, non era in uno stabile tutto coperto. No, era all'aperto, quindi questa cosa particolarmente non è che mi abbia piaciuto.
non è che mi è piaciuta molto. Vabbè, comunque ieri siamo andati alla roulotte al deposito Groppetti a sistemare delle cosine dentro. Alla macchina abbiamo già messo il gancio, quindi però manca soltanto la spina della corrente, cioè la presa. Che ho detto, intanto mettiamo già solo il gancio, poi la spina della corrente la mettiamo un'altra volta. Però se succederà ve lo diciamo. Però ovvio che prima di partire la mettiamo, perché deve essere collegata alla macchina, perché sennò non vanno le lucine, perché se le lucine della roulotte non si attivano, perché noi abbiamo la roulotte, penso che adesso lo sappiate, perché in questi video ve ne ho parlato tanto. Quindi siamo andati alla roulotte, abbiamo sistemato qualcosa e giustamente abbiamo messo dentro, c'è una zanzara che dà fastidio tutto il tempo, da quando inizio a registrare continua a volarmi intorno e poi viene qua all'orecchio. Quindi raga, se voi la vedete e mi dà fastidio, scrivetemelo nei commenti, ovviamente se sono attivi come vi ho detto prima, perché non si sa mai se sono attivi. Vabbè, comunque poi siamo andati a lavare la macchina, la nostra macchina Ford Kuga, che è il loro sito della Ford, lo trovate sempre il link in descrizione. Io lo sento la zanzara dietro, non c'è più. Comunque io la nostra macchina, mio papà l'ha presa a Blueberg a Bergamo. Comunque Blueberg non ha un sito, a meno che, però vi lascio sempre il link della Ford Kuga, che adesso la trovate nuovo perché la nostra è del 2016 normalmente. Quindi è logico che dopo un po' cambia le macchine come fanno sempre, e quindi perché io mi tengo più normalmente aggiornato sulle macchine, perché ho detto boh. Comunque raga, vabbè, grazie per aver partecipato a questo video, era un po' il riassunto oggi. E il titolo di oggi è cosa abbiamo fatto ieri, e quindi diciamo l'ho voluto dire il titolo qua così, insieme a voi fanpage. Comunque vi saluto. Appeggini, quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nulla, lasciate un bellissimo like a questo video ovviamente se vi è piaciuto normalmente, e quindi ciao, ci vediamo nel video di domani, che vedete un nuovo video bomba, va bene, ciao.